Buonasera a tutte e a tutti, sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino, della direzione risorse idriche. Questa sera siamo per la terza volta collegati per un webinar di formazione per gli amministratori. Questa sera la dottoressa Maria Rita Minciardi del Centro Ricerche Enea, Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici ci parlerà dei territori fluviali e biodiversità, in collegamento anche con i cambiamenti climatici. Questo è, come abbiamo già detto le volte precedenti, un anticipo del progetto che era stato presentato in candidatura a Regione Piemonte ed era stato finanziato, che aveva il titolo Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, e che quindi prevedeva la formazione dei giovani amministratori e delle nuove nomine in campo ambientale, in particolare sulle risorse idriche. Il nostro progetto si chiama Acqua e Territorio. Questa è un'anticipazione di questo progetto che è stato candidato in partenariato con ANCI Piemonte, che è presente e partecipa all'organizzazione di questi webinar con ANCI e UNCEM, e con i comuni di Avigliana, Rivalta, Lanzo, Piverone, Vigone, Villarpellice e Volvera, in quanto rappresentanti dei rispettivi bacini idrici sottoposti a contratto di fiume o di lago. Il progetto prevede un numero abbastanza elevato di interventi di formazione che sarebbero dovuti avvenire in presenza, ma che, vista la situazione, abbiamo provato con una sperimentazione a realizzarli a distanza. Stiamo solo attendendo che la Regione Piemonte ci confermi o meno la possibilità di proseguire con questa modalità. Quindi vi faremo sapere a breve se riusciremo o meno a portare avanti l'attività in questo modo o se dovremo attendere nuove indicazioni. Il progetto per quanto riguarda la città metropolitana è portato avanti dai settori risorse idriche e politiche giovanili. Questa sera, in questo webinar, l'organizzazione sarà seguito da uno staff composto dalle colleghe Emanuela Sarzotti, Nuna Tognoni, Claudia Rossato ed Enrica Gaggero, e da Lara Graziano di ANCI Piemonte, che seguiranno dal punto di vista tecnico il webinar. Quindi diciamo, le vostre eventuali richieste o domande in chat verranno gestite direttamente dalle colleghe, quindi vedrete eventualmente i loro nomi comparire anche nelle risposte alle domande. A proposito di domande, potrete fare domande per iscritto attraverso la tendina domande che vedete sulla vostra destra. Potete già fare domande dall'inizio, verranno comunque smistate e inviate alla relatrice, che risponderà al termine della relazione stessa. Chi preferisce, attendendo la fine della relazione, può, attraverso l'icona della manina che trovate sempre sulla destra, prenotarsi, alzare la mano e prenotarsi invece per un intervento a voce. In quel caso, sempre al termine della relazione, vi sarà data, la parola e potrete fare direttamente le domande. Per quanto riguarda le risposte, vedremo quante saranno le domande. È possibile che, se si andrà molto per le lunghe, una parte delle risposte verranno eventualmente date successivamente per iscritto. Vi avviso che la sessione è registrata, quindi questo webinar verrà poi reso disponibile anche successivamente per chi non ha potuto partecipare o per chi vuole riascoltarlo. Quindi, nel momento in cui farete le domande, verrete registrati anche voi. Io interromperei in questo momento. Aggiungo ancora che nella tendina documenti che trovate sulla destra trovate un link video lezioni in PDF che potete scaricare direttamente sul vostro PC e tenerlo come documento, che contiene i link ai filmati, alle video lezioni tecniche, in questo caso più tecniche, dello stesso progetto che stiamo portando avanti ora, ma rivolto ai tecnici comunali,
chiaramente è disponibile a tutti, quindi anche a coloro che non sono tecnici comunali, hanno un contenuto leggermente più, diciamo, più approfondito, più tecnico, non leggermente, parecchio più tecnico, sono disponibili sul nostro canale YouTube e a questi indirizzi che trovate in questo momento. Io vi auguro buona lezione, buon incontro e al termine della lezione di Maria Rita Minciardi ricomparirò per dare lo spazio alle domande. Grazie a tutte e tutti, a dopo. Ok, buonasera a tutti, spero che stiate tutti bene e speriamo che la rete ci sostenga in questa chiacchierata. Io passerei subito a caricare la presentazione. Datemi un segno che mi sentite, perché è sempre un po'. Sì, Maria Rita, Tutto ti ok, sentiamo. perfetto. Allora, io farei partire la presentazione e vi racconto subito alcune cose. Allora, l'idea di questa presentazione, che vuole essere un momento per fare alcune considerazioni sui temi della, come dire, caratterizzazione degli ambienti, dei territori fluviali più in generale. Il rapporto che questi hanno con la biodiversità e anche alcune considerazioni sul contributo che questi danno, ma anche alcune considerazioni su quello che è l'impatto dei cambiamenti climatici sinergico con l'azione di altre pressioni. Ho tentato di avere un pensiero organizzato per step. Gli ambienti fluviali o comunque gli ambienti di acque correnti o gli ambienti di acque dolci superficiali sono molto variegati. Qui oggi parliamo più come dire, con maggiore attenzione di quelli che sono gli ambienti di acque correnti, ma in realtà vedremo già da subito che gli stessi corsi d'acqua non sono solo caratterizzati da essere sempre e solo costituiti da acque correnti. Ci sono anche zone lentamente fluenti o lentiche. Abbiamo sotto gli occhi nel nostro paese e a livello globale nel nostro pianeta una quantità di tipologie, e qui vedete dal Rio delle Amazzoni, che vedete in basso sulla sinistra, a in basso sulla destra un tratto di asta di fontanile, passando poi per il Po a Torino, il Ticino e Lombardia. Quindi, parlando di corsi d'acqua e comunque di territori fluviali, abbiamo una vastissima gamma di ambienti che però hanno in comune alcune cose che vedremo. Il rapporto tra la civiltà, l'uomo e le acque è ovviamente qualcosa di storicamente molto rilevante. Non ce l'ho fatta a non mettere una immagine del Nilo, perché quando si comincia a parlare di storia delle relazioni tra civiltà e corsi d'acqua, non puoi fare a meno di farti venire in mente il Nilo. Diciamo che la cosa che io volevo sottolineare è che l'uso antropico del territorio si fonda da sempre sullo sfruttamento delle acque superficiali. E questa cosa ha comportato nei secoli il fatto che gli ambienti di acqua dolce costituiscono comunque la risorsa naturale più sfruttata. Questi sono dati che vengono da rapporti dell'ONU, dal Millennium Ecosystem Assessment, cioè da valutazioni, anche se abbastanza ovvie, comunque compiute da organismi internazionali molto importanti. La cosa che va subito detta, e che poi riprenderemo in seguito, è che comunque gli ecosistemi di acque interne, pur essendo estremamente ridotti dal punto di vista dell'estensione complessiva del nostro pianeta, ospitano però una quota estremamente significativa della biodiversità del nostro pianeta. Basti dire che ospitano il 10% di tutte le specie animali e più del 35% dei vertebrati. Quali pressioni l'uso antropico del territorio esercita
in maniera più rilevante sugli ecosistemi di acque interne, ma innanzitutto a pressioni di natura, alterazioni morfologiche e fisiche che sono legate alla canalizzazione dei corsi d'acqua, alla costruzione di infrastrutture che sono infrastrutture necessarie per le operazioni di drenaggio, per le operazioni di utilizzo e di prelievo idrico. Lo stesso prelievo eccessivo di acque e l'alterazione del regime idrologico che genera non solo un'alterazione nella quantità di acqua che è presente nel corso d'acqua, ma varia anche l'andamento idrologico del corso d'acqua, cioè il meccanismo con cui si susseguono le piene e le magre. Altra minaccia, altra pressione, la perdita e la degradazione degli habitat. Come dire, un uso non sostenibile della risorsa idrica che è legato appunto al prelievo eccessivo. Una minaccia molto consistente, l'introduzione di specie alloctone, cioè che provengono in un territorio, provengono da altri territori e possono avere un comportamento invasivo, cioè sostitutivo di quelle presenti. E non da ultimo le pressioni derivanti dai cambiamenti climatici di natura antropica che stiamo inducendo sul territorio. Qui vedete una rappresentazione di alcune di queste pressioni che possono essere così rappresentate. Ho inserito questa slide perché, come vedremo anche dopo, è possibile cercare in rete svariati documenti, soprattutto stranieri, ahimè, che hanno una modalità molto amichevole e molto interessante per riassumere alcuni concetti basilari che riguardano non solo la gestione, le problematiche legate agli ambienti fluviali, ma anche appunto i concetti di biodiversità, e poi vedremo. Un'altra cosa interessante è questa. È una slide che ho composto all'ultimo momento e che deriva tra l'altro da un progetto che in questo momento è coordinato dal comune di Torino, e in cui io come Enea sono solo stakeholder, sono solo osservatrice, e ci fa vedere come in realtà le acque dolci superficiali siano una porzione molto piccola delle acque disponibili sul nostro pianeta, ma come in realtà dalle acque dolci solo noi utilizziamo sostanzialmente solo le acque dolci superficiali, quindi utilizziamo in una modalità, come dire, non conservativa, una risorsa che è invece sicuramente finita, e che invece noi molto spesso trattiamo come se fosse una risorsa infinita. Passiamo un attimo ad addentrarci un attimo per capire come è fatto un ecosistema pluviale. Beh, innanzitutto è importante capire che un corso d'acqua è un sistema ambientale, un sistema fisico, un sistema ecologico che è caratterizzato appunto, ovviamente, dalla presenza di acqua che prevalentemente scorre, ma non esclusivamente scorre, e che trasporta da monte a valle, oltre che l'acqua, anche sedimento inorganico, nutrienti disciolti, particolato, sostanza organica. È importante comprendere che questo sistema fisico e biologico si comporta come un nastro trasportatore e passa da essere, come dire, da attraversare zone dove è prevalente un'azione di erosione a zone dove è prevalente un'azione di trasporto del sedimento, a zone dove poi diventa prevalente un'azione di deposito. Dico prevalente perché si tratta di un sistema tutt'altro che se così semplificato, per cui, come spesso accade quando si osservano e quando si cercano di comprendere fenomeni ambientali o comunque fenomeni complessi, noi cerchiamo di semplificare per leggere meglio quello che accade in questo sistema, ma dobbiamo sempre avere presente che c'è un livello di complessità molto elevato, per cui anche negli ambienti di alta quota, dove sarebbe prevalente, dove è prevalente sicuramente l'azione di erosione, ci sono anche ambiti, piccole porzioni, con delle zone di piana in cui è prevalente un'azione di deposito, quindi insomma è un sistema piuttosto complesso.
Il fiume non è soltanto il canale principale ed dobbiamo capire, comprendere che il limite esterno di quello che è l'ecosistema fluviale è dato dall'estensione dell'area di influenza del corso d'acqua, delle acque del corso d'acqua che condizionano le aree circostanti, sia perché queste aree circostanti sono oggetto di una periodica sommersione, appunto in funzione del ciclo idrologico del corso d'acqua, sia perché sono influenzate dalle acque di falda subaffioranti. I corsi d'acqua, in funzione delle loro dimensioni, della loro portata, del loro regime idrologico, del tipo di substrato e quindi di sedimenti su cui si insediano, sono comunque caratterizzati da essere in contatto con una falda che appunto anch'essa ha degli andamenti e che influenza le zone circostanti del corso d'acqua. I corsi d'acqua sono sistemi complessi, sono in particolare ecosistemi complessi. Esiste anche una terminologia precisa di tipo ecologico che divide il corso d'acqua in ambiti, per esempio si parla di crenon per le parti apicali sorgentizie e di potamon per le parti planiziali, terminali, quando il fiume è in pianura. E appunto la cosa importante è che è qualcosa che è chiaramente un tratto, un sistema territoriale molto complesso che comprende sia la parte che in quel momento in cui noi andiamo a osservarla è quella ricoperta dall'acqua, ma anche quella che è in quella laterale, le porzioni laterali intorno che al momento dell'osservazione possono non essere ricoperte dall'acqua, ma sono comunque influenzate dalla presenza del corso d'acqua. Le comunità, cioè gli esseri viventi, animali, vegetali che vivono nei territori fluviali, quindi nella porzione acquatica, nella porzione riparia, sono organismi, comunità che hanno sviluppato degli adattamenti ecologici, ma anche morfofunzionali, che li rendono adatti, sono stati selezionati evolutivamente, adatti a vivere in ambienti che sono ambienti particolari, che sono soggetti a drastici fattori ambientali che non sono gli stessi che si realizzano in altre porzioni territoriali. Cioè, essere una pianta che periodicamente è totalmente sommersa dall'acqua e poi può avere anche un periodo della propria esistenza annuale in cui si trova in condizioni siccitose, è qualcosa di complesso dal punto di vista dei fattori ecologici, dal punto di vista dei fattori limitanti che si scatenano per la sua sopravvivenza in quel determinato ambiente. L'anossia radicale, per esempio, cioè la mancanza di ossigeno nel substrato che si realizza nei territori fluviali per le piante, è sostanzialmente esiziale e mortale per la maggior parte delle specie. Banalmente, se molto spesso le piante che voi avete in casa spesso muoiono per troppa acqua, perché comunque smettono di fate in modo che non hanno più quelle condizioni di areazione delle radici che sono necessarie per sopravvivere a livello della rizosfera. Ebbene, in ambito fluviale, le piante che colonizzano quegli ambienti hanno degli adattamenti che gli consentono di sopravvivere all'anossia radicale. Così come sopravvivere allo spezzettamento che può essere posto in atto dalla forza del corso d'acqua in occasione delle piene, sopravvivere anche a questo. Quando si parla di corsi d'acqua, c'è tutto un corpus di studi di carattere ecologico e anche di sistematizzazioni della conoscenza di questo ambito, per cui è chiara appunto l'esistenza di una zonazione longitudinale da monte a valle, come vi dicevo, per cui vengono anche chiamati in modo diverso i diversi tratti del corso d'acqua e si attendono delle comunità, sia animali sia vegetali, diversificate nelle diverse porzioni del corso d'acqua. Esiste anche la possibilità
di vedere, di comprendere gradienti spaziali, altri gradienti spaziali, laterali, longitudinali, verticali rispetto alla falda, ma anche ovviamente gradienti temporali, cioè la variazione che ha lo sviluppo del letto, del corso d'acqua nel territorio di sua pertinenza nel corso degli anni. L'immagine che vedete a destra in basso è la variazione del letto del Po in un tratto intorno a Piacenza in un arco di tempo che credo sia intorno ai 100 anni. Quindi vedete molto spinto e tra l'altro con periodiche alternanze di riattivazione di bracci di corso d'acqua anche in funzione di tempi di come dire, riattivazione di bracci anche piuttosto veloci. Il corso d'acqua, come si diceva, è caratterizzato da comunità adattate e specializzate a vivere in questi ambienti, che sono complesse. Voi sapete che esiste in ecologia il concetto di rete trofica, cioè quel complesso di relazioni trofiche, ovvero alimentari, che si realizzano tra diversi livelli di appunto produttori, cioè di organismi vegetali e poi di consumatori che possono essere erbivori, che possono essere carnivori, che possono essere detritivori, come nel caso del corso d'acqua. È comunque una situazione molto complessa di reti trofiche. Qui alcune immagini per capire di cosa stiamo parlando, di che comunità stiamo parlando. Abbiamo comunità vegetali che vanno da organismi microscopici come quelli algali che vedete sono diatomee, a organismi più complessi come sono per esempio i muschi o piante superiori, in questo caso vedete dei ranuncoli, fino ad arrivare alla costituzione di formazioni legnose, arbustive ed arboree che costituiscono sostanzialmente poi le formazioni non acquatiche ma riparie. E le comunità animali ovviamente sono caratterizzate dalla presenza di tutta una gamma di organismi, da invertebrati, in questo caso vedete in basso sulla destra una larva di insetto volatore, sono molti gli insetti che nella fase larvale sono acquatici e non sono volatori e poi hanno una metamorfosi e diventano organismi che volano e che vivono intorno al corso d'acqua. Pensate alle libellule, ma tutte altri organismi magari di insetti meno conosciuti, quali i plecotteri, gli efemerotteri, eccetera. Ovviamente pesci, anfibi, rettili e importantissima anche la presenza di comunità ornitiche e poi alcuni animali di grande, come dire, attrazione anche conservazionistica, quali per esempio la lontra che è presente oramai solo in sparute popolazioni nel nostro paese perché ricerca ambienti molto particolari con acque pulite, quindi è concentrata solo in alcune aree. Una cosa interessante che vi invito poi ad andare a vedere, e questo è un filmato che si trova su YouTube molto molto interessante per comprendere meglio le catene trofiche, è un filmato che riguarda il parco di Yellowstone e che si intitola Quando i lupi salvano il fiume, nel senso che la reintroduzione nel 97 di un piccolo branco di lupi in una zona del parco di Yellowstone dove erano scomparsi ha generato una serie di processi, innanzitutto di contenimento numerico di cervi, ma soprattutto non solo per predazione, ma anche per variazione del comportamento alimentare di questi che hanno consentito alle vallate di rivegetarsi e con la rivegetazione delle vallate fluviali presenti nel parco sono tornati uccelli, sono tornati i castori, quindi un complesso di avvenimenti ecologici, si parla adesso in ecologia di cascate trofiche diffuse, per cui a partire dal livello più alto della catena alimentare, cioè i predatori in cima alla catena alimentare, c'è un meccanismo
di controllo di tutta la comunità presente, che è importantissimo e che parte proprio da chi è in cima alla catena alimentare. Qui solo per semplicemente comprendere quanto studio e quanta sperimentazione, quante idee e quante conoscenze ci sono dietro l'ecologia fluviale, vi ricordo solo alcune delle teorie più importanti che sono dell'ecologia fluviale, che sono quelle della spiralizzazione dei nutrienti, per cui si muovono in un certo modo, e il river continuum concept, che anche questa è una delle teorie basilari dell'ecologia fluviale. Se poi qualcuno è più interessato, ne parliamo diffusamente, così come il flood pulse concept. Quello che viene fuori è comunque importante, che è importante comprendere, è che il corso d'acqua è sostanzialmente un elemento ecologico estremamente dinamico, che conserva le sue caratteristiche e le sue funzionalità proprio perché è dinamico. Quindi le azioni anche di sfruttamento o comunque di gestione antropica del territorio che si spingono oltre un certo livello nel controllo di questo dinamismo ne bloccano la funzionalità. Qui vedete per esempio quali sono le caratteristiche di un ambiente fluviale integro, con una diversità morfologica che traghetta dietro di sé anche una diversità ecologica evidente. E come in realtà la banalizzazione del corso d'acqua con la sparizione di una serie di forme morfologiche necessariamente conduce anche a una perdita di diversità degli habitat. È chiaro come l'immagine che vedete in basso sulla sinistra è un corso d'acqua alla Sardegna totalmente artificializzato, nonché al momento della foto totalmente privato di acqua. La funzionalità che può avere questo corso d'acqua è tendente a zero. In alto, per contro, vedete la meravigliosa diversità che è posseduta dal fiume Tagliamento. I corsi d'acqua sono in questo momento oggetto, come tutto il territorio nazionale, dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici stanno in maniera sinergica acuendo tutte queste pressioni sui corsi d'acqua, in particolare i corsi d'acqua mediterraneo-montagne. Guardate che anche alla scala planetaria, dalla valutazione di queste problematiche, le Alpi sono mediterraneo-montane, ok? Quindi l'Italia è comunque una tra le aree bersaglio di maggior criticità dei cambiamenti climatici, con conseguenti problematiche relative a come dire, il peggioramento di quelle che è l'area pericolosità dei fenomeni idrometeorologici, e quindi un incremento del rischio idrogeologico e del dissesto del territorio, così come problematiche relative alla gestione delle colture, ovviamente, ma anche sociali relative alla mancanza di acqua. Il complesso delle valutazioni che si stanno compiendo, anche questo è per esempio un estratto della Strategia Nazionale della Biodiversità del Ministero dell'Ambiente, vede come una quota significativa dei comuni italiani sia in una situazione di rischio idrogeologico. Faccio un piccolo inciso. Sono abbastanza veloce nella descrizione delle diapositive e probabilmente non vi sto dando il tempo di leggere quello che c'è scritto in alcuni casi, ma le diapositive poi vi verranno mandate, quindi ho insistito un po' di più nella scrittura in maniera tale che ci sia modo di avere una traccia più ricca poi in un secondo tempo, quindi non vi preoccupate di leggere tutto. Passiamo ora a un altro aspetto: cos'è la biodiversità e perché ci serve? Allora, la biodiversità, la definizione che viene data è che rappresenta la variabilità delle forme di vita e si fonda su vari livelli di biodiversità, da partire da una diversità, addirittura in alcuni casi si parla di una diversità molecolare e sicuramente di una diversità generica, fino ad arrivare a una diversità specifica e una diversità ecosistemica.
Quindi noi possiamo valutare la biodiversità a livello di una formazione vegetale, per dire la faggeta, il bosco di querce è fatto da tot specie e quella è la biodiversità della faggeta. Però esiste anche, per esempio, un altro ovvio livello di biodiversità, è quello di dire i boschi delle vallate del Piemonte sono fatti da boschi di larice, boschi di faggio, boschi di quercia, boschi di roverella, cioè quindi una diversità anche legata alle diverse tipologie ambientali. Siamo fortunati di avere nel bacino del Mediterraneo uno dei 33 hotspot di biodiversità a livello mondiale e l'Italia all'interno di quest'area è un ulteriore unicum, nel senso che rispetto al continente europeo, con un terzo della superficie del continente europeo, l'Italia ospita il 30% delle specie animali e il 50% di quelle vegetali. In questo ragionamento teniamo sempre presente quello che abbiamo già detto all'inizio, cioè che gli ecosistemi di acque interne sono poi degli scrigni particolari di biodiversità. Quindi, quando parliamo dei corsi d'acqua nel nostro paese, parliamo di un oggetto estremamente prezioso a livello continentale. La biodiversità, cioè questa varietà di organismi presenti a livello appunto degli ecosistemi e delle popolazioni, si potrebbe dire è presente nel nostro pianeta. È giusto che la manteniamo perché non dobbiamo essere colpevoli di distruggerla, e secondo me questo è un ragionamento importante da fare, ma forse ci può anche venire in mente a cosa ci serve, perché dobbiamo mantenere la famosa pozza dove magari, che a tutti magari i comuni è capitato agli amministratori di non comprendere perché i tecnici del parco, piuttosto che la città metropolitana, piuttosto che dell'ARPA, si intestano così violentemente a voler tutelare il pelobate fosco, piuttosto che la pozza dove ci sono quattro libellule, importanti per la direttiva Habitat, eccetera. Perché? Ma perché dobbiamo difendere anche queste sparute avanguardie, di vita, diciamo così, più fragile e più delicata? Perché in realtà la varietà di organismi viventi che vivono in determinato territorio forma una sorta di tessuto resiliente, di tessuto protettivo di quello che è la qualità ecologica di un determinato ambiente. È come se noi avessimo una trama che è costituita da tanti fili e da tanti nodi, e questo tessuto è tanto più forte quanto più sono fitti i nodi e quanto più fitta è la trama di questo tessuto. Adesso il termine di resilienza è molto usato anche in senso sociologico e anche in senso psicologico, per cui sei resiliente se riesci a tollerare gli urti della vita, se dopo una bastonata ti riprendi in maniera abbastanza veloce, se sei un buon incassatore. Ebbene, gli ambienti possono essere resilienti, e il termine resilienza nasce in ecologia perché gli ambienti sono resilienti se sono dei buoni incassatori, cioè riescono a tollerare impatti e a ritornare allo stato iniziale abbastanza facilmente. Uno dei grimaldelli per essere resilienti per un ambiente è essere biodiverso. Questo è un filmato molto interessante che spiega che cos'è la biodiversità, che in qualche modo io vi ho anticipato e volevo farvelo vedere, ma siccome sono un po' in ritardino, non ve lo faccio vedere, voi avete qui il link e potete vederlo facilmente. Questo è uno dei vari filmati, forse uno dei più carini, interessanti in questo senso. Sulla biodiversità, sulla tutela della biodiversità, sono state fatte strategie, tra cui un'importante strategia europea per la biodiversità che consta di sei obiettivi. È una strategia che mirava al 2020 per avere alcuni obiettivi per la biodiversità, tra cui il più importante è quello di
dare piena attuazione alle direttive Habitat e Uccelli, che sono le direttive cardine di conservazione della biodiversità a livello continentale, ma poi anche una serie di altri obiettivi. Dalla strategia europea della biodiversità, e passiamo anche alla strategia nazionale per la biodiversità, redatta dal Ministero dell'Ambiente nel 2011, che comunque viene aggiornata ogni anno con dei, cioè in maniera, scusate, non ogni anno, in maniera periodica, non so, mi sembra biennale o triennale, con dei rapporti sullo stato della biodiversità nel nostro paese, che sono un modo per tracciare che cosa sta avvenendo. La cosa importante di questa strategia è che appunto sono citati come uno dei capisaldi fondamentali quello di avere una serie di obiettivi per gli ambienti di acque interne. L'obiettivo di proteggere e preservare gli ecosistemi, di garantire l'interazione delle esigenze di conservazione con quelle di eventuale sfruttamento, garantire l'uso sostenibile, migliorare la conoscenza e lo stato complessivo degli ecosistemi acquatici e sostenere i settori del littiturismo, purché diciamo in forma sostenibile. Altri capisaldi normativi per i territori fluviali, li citiamo solo brevemente, sono, come molti di voi sapranno, ma era importante citarlo, la direttiva quadro acque che istituisce un quadro d'azione per seguire cioè per contrastare il deterioramento qualitativo e quantitativo e per migliorare lo stato delle acque, che si incentra sulla valutazione della qualità delle acque, non più in termini esclusivamente fisico-chimici, ma anzi prevalentemente ecologici, ragionando sulla valutazione delle comunità acquatiche presenti che devono raggiungere uno stato buono. Per l'applicazione della direttiva quadro acque, così come vedremo poi della direttiva alluvioni, che è un altro caposaldo normativo, sono stati istituiti in Italia i distretti idrografici che devono pianificare assieme poi alle regioni e gestire l'attuazione di questa direttiva. Altre direttive fondamentali, non esclusivamente legate agli ambienti fluviali ed acquatici, ma al territorio nel suo complesso, sono le direttive Habitat e Uccelli, che sono direttive più vecchie, più antiche. La più antica di queste di cui vi parlo è la direttiva Uccelli, che è addirittura del 79, ma poi è stata, come dire, in parte inglobata nei ragionamenti della direttiva Habitat del 92. La direttiva Habitat è finalizzata alla conservazione degli ambienti naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, che si fonda sull'istituzione di una rete di aree importanti per la conservazione della natura, che è la rete Natura 2000, dei siti Natura 2000 che tutti voi penso conosciate, e istituisce un regime di tutela sia su queste aree, sia sugli habitat e sulle specie che vengono considerate all'interno della direttiva Habitat e Uccelli. La rivoluzione copernicana della direttiva Habitat è proprio quella di passare dai precedenti approcci alla tutela a livello specifico a approcci a livello di habitat, a livello in questo caso più esplicitamente, più chiaramente di formazioni vegetali. Del 2007 successiva è la cosiddetta direttiva alluvioni, che è una direttiva in qualche modo sorella della direttiva acque e che ha lo scopo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione. La cosa importante, anche la direttiva alluvioni, come la direttiva acqua, è gestita a livello dei distretti idrografici. La cosa importante per chi si occupa di territori e di territori fluviali in particolare è la necessità di avere una corretta integrazione delle direttive di queste tre direttive che agiscono e che hanno competenza sui territori fluviali, in quanto peraltro si tratta di tre strumenti normativi assieme alle norme nazionali di recepimento, perché io ho parlato delle direttive europee, ma poi in realtà tutte queste hanno di conseguenza delle leggi nazionali di recepimento che
non sono sovraordinate l'una sull'altra, quindi agiscono sui territori fluviali in una maniera che deve essere integrata. E questo è importantissimo e non è neanche così semplice, tanto è vero che anche a livello di Commissione europea sono stati prodotti una serie di documenti e di linee guida per l'approccio integrato alla valutazione delle tre direttive, all'applicazione delle tre direttive. Qual è il contributo alla biodiversità degli ambienti fluviali? Ribadiamo sempre questo concetto che la percentuale di specie che è presente in questi ambienti rispetto alla superficie che loro occupano è fondamentale. È importante, è molto significativa, ma hanno un ruolo importantissimo nella diversificazione delle forme e delle formazioni, degli habitat presenti sul territorio, sia laddove abbiamo a che fare con territori con livelli di naturalità molto elevati, come possono essere in alcuni ambienti, oramai non così frequenti nel territorio del nostro paese, quindi in ambienti naturali, eccetera. Ma hanno un ruolo importante di contributo alla biodiversità anche in territori fortemente antropizzati, come sono per esempio i nostri territori di pianura. Qui ho messo l'immagine di quella che è la fascia delle risorgive, che è un ambito geo-idrogeologico del territorio, in particolare la pianura padana, dove esistono, tutti voi le conoscete, un sistema di risorgive, di fontanili che genera un reticolo idrografico minore che magari non è preso in considerazione negli obiettivi di applicazione della direttiva acque, ma che è fondamentale ed è importantissimo per il mantenimento di livelli di biodiversità accettabili, adeguati per il nostro territorio. Quali sono, appunto, le minacce principali a cui sono soggetti, voglio dire, i corsi d'acqua dal punto di vista del tipo di contributo che possono portare alla biodiversità? La frammentazione degli habitat, la frammentazione, la distruzione e l'assenza del dinamismo fluviale, l'introduzione accidentale o comunque la diffusione, l'ingressione di specie aliene invasive. Il primo rapporto del Comitato Na del Capitale Naturale in Italia del Ministero dell'Ambiente, questo del 2017, ma ogni anno viene fatto un rapporto, evidenziava come, facendo una valutazione dello stato di conservazione di una serie, per esempio, di ambienti forestali, gli ambienti forestali legati ai corsi d'acqua sono tra gli ambienti forestali in stato di conservazione peggiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo quasi completamente occupato quello che sarebbe il territorio in cui si insedierebbero i boschi ripari, lungo i nostri corsi d'acqua. Lo abbiamo occupato perché sono zone di pianura, perché ci spingiamo con le coltivazioni fino al corso d'acqua e quindi si distruggono questi elementi strutturali fondamentali per il funzionamento del corso d'acqua. Per il funzionamento del corso d'acqua, che vuol dire anche capacità autodepurative, capacità di ripulire gli inquinanti diffusi che arrivano al territorio circostante. Quindi noi coltiviamo o ci spingiamo con le nostre città, con i nostri insediamenti industriali fino quasi sul ciglio del corso d'acqua, immaginando di poter contenere con degli argini quella che è la piena del corso d'acqua, immaginando di poter drenare quella che potrebbe essere l'acqua di falda di risalita, e in parte ci riusciamo anche, ma in realtà ci esponiamo a dei rischi e nello stesso tempo togliamo funzionalità importante ai nostri corsi d'acqua, anche dove in realtà questa funzionalità ci serve moltissimo per continuare a mantenere sul territorio dei servizi ecosistemici fondamentali. Parliamo un attimo di specie aliene. Io qua ho inserito molte diapositive sulle specie aliene perché vorrei che voi aveste delle immagini. Ma alcune considerazioni sono fondamentali, cioè
Noi intendiamo per specie aliena o alloctona una specie, in questo caso parlo di specie vegetali, poi vedremo le specie animali, che viene introdotta volontariamente o involontariamente in un territorio che non è il suo originariamente di distribuzione. Noi viviamo mangiando anche una serie di specie alloctone, aliene come il pomodoro, le patate, e coesistiamo felicemente con la coltivazione di specie di queste specie. Ci sono però una serie di casi in cui le specie aliene diventano invasive, e nel senso che sostituiscono la vegetazione esistente, sfuggono completamente al controllo umano e possono avere danni economici, ambientali e anche alla salute. L'Italia ha suo, cioè sono stati condotti molti studi in questo senso. La diffusione delle specie aliene è veramente importante, ed è veramente importante, vedremo, negli ambiti fluviali. Sulla questione specie aliene esiste dal 2014 un regolamento europeo che individua un elenco di specie aliene invasive, si vengono definite di rilevanza unionale, sia vegetali sia animali, per le quali devono essere messi in atto da parte di tutti gli stati membri delle azioni di contrasto. È interessante notare che questo elenco è stato già aggiornato 4 volte dal primo elenco che è uscito successivamente alla definizione del regolamento. Perché? Perché purtroppo no, non solo si è evoluto l'approccio nei confronti e la considerazione nei confronti di una serie di specie, anche frutto di mediazione tra i diversi paesi, ma purtroppo dobbiamo renderci conto che questo è un fenomeno in progressione che deve essere tenuto costantemente aggiornato. Purtroppo tra le specie vegetali proprio la maggioranza è legata ad ambienti acquatici e ripari. La legge prevede alcune cose, qua c'è una sitografia di riferimento con cui si possono trovare una serie di aggiornamenti. La cosa interessante è che ancora prima che fosse emanato questo regolamento europeo, la Regione Piemonte ha istituito un gruppo di lavoro per l'individuazione di modalità di gestione, di controllo e anche per la definizione di blacklist regionali per le specie esotiche. Anche qui trovate un sito e trovate delle schede e dei documenti interessanti per capire come comportarvi. Come vi dicevo, gli ambienti fluviali sono particolarmente vulnerabili rispetto all'ingressione di specie esotiche per tutta una serie di motivi, primi fra tutti il fatto che funzionano un po' come dei nastri trasportatori e che periodicamente le piene azzerano le comunità, quindi sono ambiti esposti a colonizzazioni di specie pioniere e, ahimè, le specie vegetali esotiche invasive sono specie pioniere. Quindi c'è questa problematica. Vi citavo solo che una cosa di cui probabilmente avete sentito parlare, della comparsa qualche anno fa nel Po a Torino e Murazzi di una specie che tra l'altro è un'esotica invasiva di rilevanza unionale, il Myriophyllum aquaticum, che con una serie di interventi ad opera di una serie di enti che hanno prestato la loro opera in maniera molto collaborativa, si è riusciti a nel corso di 2 o 3 anni nel corso di 2 anni a, come dire, eliminare la popolazione, e negli anni successivi stiamo mettendo sotto controllo il fatto che la specie non ricompaia. E perché tanto accanimento nei confronti di questa specie? Perché ha un comportamento che hanno molto esotiche invasive, cioè se non contrastata attivamente, sostituisce completamente le comunità attese e modifica completamente quello che sarebbe l'ambiente atteso, facendo un danno alla biodiversità molto rilevante. La maggior parte delle specie vegetali aliene che si rinvengono in ambienti acquatici deriva da introduzione in massima parte accidentale, sia da molte sono arrivate in Europa, diciamo così, perché
attraverso gli orti botanici, perché c'è sempre, ma decine e decine e decine di anni fa, oppure a scopo di coltivazione ornamentale, oppure per acquariofilia. Quindi bisogna anche porre attenzione a questo. Qui avete una serie di immagini di esotiche invasive in ambiti ripari e di greto. La cosa che è rilevante è che in alcuni casi riescono a inficiare anche interventi di ripristino ambientale. Comunque, se su questi aspetti delle esotiche invasive qualcuno è interessato, la città metropolitana può anche organizzare un altro intervento, e soprattutto il gruppo esotiche invasive della regione Piemonte, a cui partecipa una serie di enti, tra cui l'Enea, con me, è disponibile a pensare delle attività di formazione. Un'ulteriore nota sulle specie aliene si deve fare per quello che riguarda la fauna allottola, in particolare la fauna ittica. In questo momento la fauna ittica italiana è fortissimamente compromessa dalle specie aliene che sono state introdotte sia per motivi aleutici, sia per lotta biologica, sia per controllo della vegetazione commerciale, accidentale. C'è sempre stato un motivo per introdurre qualcosa che non doveva essere introdotto. Poi ci sono una serie di problematiche ulteriori che riguardano anche l'ibridazione di specie o comunque di varietà non autoctone con specie e varietà autoctone. Questo è un elenco delle specie, per dirvi l'entità, delle specie esotiche attualmente presenti in Po, e che sono tantissime. E questo è un grafico che lungo lo sviluppo del Po vi dimostra come da una certa altezza in avanti, vedete nel grafico sotto sono in rosso sono il numero di individui di specie aliene, invece sopra il numero di individui di specie autoctone pescate in campionamenti di monitoraggio, vedete che da un certo livello in poi, praticamente la fauna che è presente in Po è solo caratterizzata da specie aliene. Tra queste, il siluro, che domina in maniera assoluta assieme ai carassi da un certo livello in avanti il Po, con esemplari mostruosi di questo tipo, che sono stranamente anche da parte di alcuni pescatori oggetto di pesca no kill, cioè della serie li piglio e poi li ributto. L'invito, ma anche, come dire, ciò che viene previsto in molti piani ittici delle province italiane è quello di non ributtarli questi qui, ma di eliminarli. Comunque, questa è la fauna. Capite che la biodiversità ittica dei nostri corsi d'acqua è fortissimamente compromessa. Vado e salto alcune cose sui cambiamenti climatici perché sono andata ho messo troppe slide perché volevo lasciarvi più cose. Quello che volevo sottolineare è questo: i cambiamenti climatici nel nostro pianeta sono avvenuti varie volte. Pensate banalmente alle glaciazioni. Perché in questo momento sono così preoccupanti e pericolosi per la biodiversità? Perché sono troppo veloci, cioè ce ne stiamo accorgendo alla scala della vita di una persona. Quindi sono troppo veloci, e perché agiscono su un contesto territoriale ed ecologico già fortemente alterato in molte situazioni. Quindi non c'è possibilità di mettere in atto quei meccanismi di resilienza di cui vi dicevo prima. Quindi questa è la pericolosità. Si parla di tassi di estinzione spaventosi a livello planetario. Ma vi sottolineo solo che tra il gruppo che è più fortemente a rischio di estinzione, quello degli anfibi, e che è particolarmente legato agli ambienti acquatici, agli ambienti anche fluviali in particolare. Qui c'è un ragionamento sul perché non dobbiamo renderci colpevoli
come genere umano di questa epocale distruzione della biodiversità, cioè della famosa e sesta estinzione di massa, che dovrebbe essere a questo punto solo, potrebbe essere solo per ragioni antropiche in questo contesto, perché? Cioè, non possiamo per ragioni etiche, perché francamente ritengo che non possiamo macchiarci di essere della colpa di essere la specie che distrugge la biodiversità del pianeta. Ma anche per un altro motivo, la biodiversità ci serve. La biodiversità ci serve per garantire quei meccanismi di resilienza di cui vi dicevo prima, una sorta di sistema immunitario. E mai come adesso forse ci rendiamo conto di quanto sarebbe importante, di quanto è importante avere dei sistemi immunitari attivi per il nostro pianeta e per i nostri territori. Storicamente gli esseri umani hanno quasi sempre, sono riusciti quasi sempre a coesistere con le risorse territoriali. Ci sono casi in cui, anche in epoca storica e protostorica, ci sono state dei collassi ambientali ed ecologici dovuti a un ipersfruttamento delle risorse, ma è sempre avvenuto in isole, come ad esempio nell'isola di Pasqua. Perché? Perché la tecnologia che potenzialmente potevano mettere in campo queste comunità umane era limitata a poter, tra virgolette, distruggere quella che era l'equilibrio ambientale di un'isola. In altri territori ci si poteva spostare da un'altra parte, lasciare che la natura sanasse il danno compiuto in una porzione e ricominciare da un'altra. Il problema è che adesso noi abbiamo una tecnologia così potente da rendere il nostro pianeta un'isola. Quindi a questo punto abbiamo la tecnologia e le modalità di comportamento corrette per poter far diventare il nostro pianeta una grande isola di Pasqua, cioè la devastazione. E questa è una cosa estremamente grave, ovviamente, sia per, come dicevo, per le ragioni etiche di cui vi dicevo, ma anche perché non possiamo spostarci da questo pianeta. Vi cito questo interessante testo che descrive come il nostro comportamento, purtroppo così sovente predatorio, sia assolutamente simile a quello che avevano i nostri antenati, cacciatori raccoglitori, che però avevano una tecnologia infinitamente meno avanzata e che potevano, come si diceva prima, spostarsi da un luogo dove avevano fatto terra bruciata nel posto a fianco, e noi invece no. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare modello di sviluppo, contrastare i cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità, attuando delle politiche di sostenibilità ambientale. Vi cito solo, e poi trovate nelle slide alcuni elementi generali di ragionamento sull'evoluzione del pensiero sulla sostenibilità ambientale. L'ultimo documento importante, che è questo dell'ONU sull'agenda al 2030 per lo sviluppo sostenibile, che evidenzia come sia importante mantenere uno sviluppo che garantisca obiettivi di prosperità e di benessere condivisi a beneficio dell'intera società, senza compromettere l'ambiente, garantendo un mondo pacifico, equità sociale e soprattutto la disponibilità e le risorse per le generazioni future. Questo documento individua 17 obiettivi che possono essere letti o in una visione paritetica, cioè tutti con lo stesso peso, o in una visione gerarchicamente ordinata, per cui gli obiettivi ambientali, che di fatto sostengono anche gli obiettivi sociali e quelli economici, devono essere in qualche modo privilegiati, perché sono quelli su cui si fonda l'insieme della possibilità di mettere e di sviluppare anche gli altri obiettivi. Qui una serie di tappe e anche di ragionamenti sull'evoluzione del concetto di sostenibilità. La cosa importante è appunto quella che si parla di piramide della sostenibilità, rifacendo un discorso di gerarchia analogo a quello che vi ho fatto prima, per cui il capitale naturale, che è costituito dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici forniti dall'ambiente naturale, quel complesso di servizi che vanno dall'acqua pulita al legname, all'energia,
alle risorse alimentari che ci forniscono è alla base di quello che è poi il capitale umano e sociale e del capitale economico. Questo c'è un elenco spiegato dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Esiste un documento nazionale che è la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e vorrei concludere dicendo che questo percorso verso la comprensione di un modello di sviluppo sostenibile è un percorso sia normativo sia etico che si è compiuto, diciamo, a partire dalla Convenzione di Rio del 92 fino ad andare a questi documenti ultimi di cui vi dicevo dell'ONU, ma anche all'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, passando attraverso documenti importantissimi sempre di commissioni ONU, quali il Millennium Ecosystem Assessment. È un percorso normativo ed etico che ci deve spingere ad avere un approccio diverso rispetto all'uso delle risorse del nostro pianeta. Rilevantissimo anche appunto il ragionamento che è stato portato avanti nell'enciclica da Papa Francesco. Qual è il ruolo degli ambienti fluviali in questo ragionamento? Allora, l'integrità degli ecosistemi fluviali è fondamentale per garantire biodiversità, funzionalità e connessione delle reti ecologiche e resilienza. Tutto questo fa produrre ai nostri territori servizi ecosistemici, cioè quelle cose, quelle azioni, quei prodotti, quelle funzionalità che ci servono per vivere nel nostro territorio. Si parla anche di strumenti nuovi per gestire il territorio e anche gli ambienti pluviali, quali il concetto di infrastruttura verde. Questo è un progetto che stiamo seguendo adesso. E questo percorso etico e normativo ci deve condurre a avere un approccio diverso. Non è solo con la Convenzione di Rio che si parte da prima, cioè le considerazioni sull'importanza di avere un approccio rispettoso e non predatorio sono presenti in molta della storia del nostro sviluppo, ma molto spesso sono state inascoltate. Sulla destra avete un pezzo della dichiarazione del capo Seattle al presidente degli Stati Uniti nel momento in cui gli viene fatta la proposta di acquistare della terra e dice delle cose molto che spero siano vere, cioè, però viene riportato da tutti i testi su quello che è l'approccio degli nativi americani all'ambiente naturale, ma possiamo anche ricordare quello che diceva il padre dell'economia capitalistica, cioè Adam Smith, già nel 1776, per cui non sempre a tutto ciò che è molto utile viene attribuito un gran valore e non tutte le cose che hanno un gran valore sono utili, ovvero, tradotto in parole povere, non ce ne facciamo niente dei rubini se poi non abbiamo l'acqua pulita da bere perché non sarà più disponibile. Dobbiamo scegliere cosa fare a questo punto, dobbiamo avere un percorso che non è tanto un nuovo inizio, ma un nuovo, faticoso processo di avanzamento e di marcia verso un modo diverso di gestire le risorse. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in atto politiche di gestione del territorio tutti i giorni, da casa nostra al nostro comune, al nostro territorio, che siano efficienti, che siano oneste, cioè che traducano i principi generali in atti concrete, che attingano alla conoscenza che è comunque presente nel mondo scientifico e possa partire da questa per incrementarla e per metterla in campo. E io sono profondamente convinta che i territori fluviali sono, territori fluviali e comunque territori di acque superficiali, sono un ambito territoriale in cui è particolarmente importante attuare politiche di sostenibilità e il posto dove possiamo provare a vincere una delle battaglie di salvaguardia del nostro pianeta,
casa nostra, dei nostri territori, e quindi cominciare dal fontanile dietro casa, dall'uso sostenibile dell'acqua che abbiamo in casa, dall'attenzione rispetto a tutto il nostro territorio in questo senso. Io mi scuso per la cattiva valutazione della tempistica, ma spero che nonostante la fretta in alcune porzioni dello scorrimento delle slide siete riusciti a seguire. Io riorganizzo le slide e con la parte scritta le avrete, per cui potete, come dire, ammesso che ciò sia possibile, godere appieno di quello che viene scritto. E niente, vi ringrazio dell'attenzione e spero che di non avervi rubato tempo prezioso. Grazie Maria Rita. No, ti confermo che l'attenzione è stata altissima da quello che possiamo vedere da remoto, quindi hai usato benissimo il tempo a tua disposizione, anzi grazie perché è stata un'esposizione molto chiara. Allora, intanto darei avvio alle domande, quindi chi volesse fare anche una domanda direttamente alzando la mano può farla. È arrivata. E nel frattempo una domanda dal sindaco di Matti alla quale ti lascerei rispondere tra un attimo. Ma per introdurla, perché è una domanda anche molto specifica del territorio, volevo farti questa domanda più generale. E poi ce ne saranno anche altre, perché faccio un po' la parte dei comuni con i quali spesso lavoriamo e che ci fanno spesso alcune domande, quindi se non arriveranno magari direttamente dai presenti, ti porterei proprio direttamente la voce di chi ci ha già fatto queste domande, penso che possano essere interessanti per tutti. Allora, intanto sarebbe interessante capire, è vero che noi abbiamo una gamma di tipologie di comuni molto vasta in città metropolitana, che vanno dalla metropoli di Torino a piccolissimi comuni, pianura, montagna e collina, quindi molto diversificati, però così in linea generale, che cosa potrebbe fare un comune al di là della pianificazione di cui hai parlato, delle politiche che sono fondamentali e che chiaramente necessitano di un po' più di tempo per essere messe in atto, ma proprio di pratico per aumentare la biodiversità, visto che abbiamo visto che l'aumento della biodiversità è un buono stato, diciamo, dei nostri ecosistemi acquatici, vogliono dire anche servizi ecosistemici e quindi maggiore benessere anche della cittadinanza, tutto sommato. Quindi se ti viene in mente qualche suggestione da poter dare ai comuni per qualche attività, qualcosa di anche relativamente semplice da mettere in atto, potrebbe essere molto utile. Ma allora, mi viene in mente una cosa così a botta calda, cioè spesso esistono delle aree di proprietà pubblica. Allora, queste aree di proprietà pubblica potrebbero essere un primo nucleo di costruzione di nuovi elementi di diversità e di naturalità sul territorio. E questo è qualcosa che potrebbe anche essere, come dire, un esempio di buona amministrazione, cioè nei confronti dei proprietari privati, i comuni dicono: ah, io già da me faccio questo, quindi è un po' un modello di quello che si potrebbe fare. È chiaro che la cosa è cosa si può fare, è importante che i meccanismi di costruzione, di miglioramento della biodiversità sul territorio, della naturalità, non siano solo lasciati alla iniziativa magari del piccolo comune che magari non ha come dire, le competenze tecniche per gestire anche un intervento di riqualificazione, di ripristino ambientale, ma soprattutto non è solo una questione di gestione di quel singolo intervento, ma di pianificazione su un'area più vasta di cosa è di come è necessario costruire un processo di miglioramento. Intendo dire, se ci fosse una città metropolitana o un consorzio di comuni che alle spalle può fare un ragionamento per cui, non so, in quell'area lì è meglio privilegiare quel bosco lì, in quell'altra là è meglio privilegiare la zona umida, perché a scala di area vasta
i collegamenti e la rete ecologica a determinate tipologie ambientali sono più importanti, cioè fare un ragionamento complessivo e comunque iniziare dai territori pubblici. Un'altra cosa che mi viene da dire subito è cosa non fare. Non progettare nulla che preveda l'utilizzo di specie aliene invasive da un punto di vista della vegetazione. Andare a vedere le blacklist della regione Piemonte, che comunque non sono normativa cogente se non nei siti Natura 2000, ma sono, come dire, un'informazione a disposizione, un consiglio di tutti, e non utilizzare quelle specie. Eventualmente fare anche un ragionamento in questo senso con i proprietari di terreni o chi magari sta ragionando su un giardino. Io so che, per esempio, al Parco del Ticino Lombardo hanno fatto una piccola linea guida per chi vuole avere giardini acquatici o comunque giardini. Quindi, due cose relativamente semplici. Un'altra cosa è all'interno delle aree urbane magari ragionare di sostituire una serie di soluzioni grigie con soluzioni verdi. Appunto, Gianna probabilmente ha sentito anche ieri questo incontro con il Comune di Torino in cui appunto in alcune situazioni si pensa di sostituire le rive laterali delle strade con invece che con delle zone lastricate, con delle zone con della ghiaia oltre il marciapiede che ovviamente deve esserci per far camminare le persone, con delle zone che possono essere drenanti. Cioè ci sono dalle soluzioni da piccole soluzioni tecnologiche a cose che non si devono fare, per cui l'albero delle farfalle, la Buddleia Davidi non va messo secondo me neanche nei giardini o negli asili, anche se attira le farfalle, e poi si possono, e quello invece è una cosa più importante, gestire in maniera biodiversa ed ecologicamente propositiva le aree di proprietà pubblica. Benissimo, grazie. Allora, se vuoi ti sintetizzo la domanda del sindaco Di Mattie. Nel frattempo chiedo cortesemente solo a chi scrive domande in chat se per favore può presentarsi. Interessante l'osservazione, la biodiversità da tutelare in quello che abbandonati, in quelle aree stagnanti. Sarebbe possibile ricreare un habitat di piccoli laghetti per reintrodurre specie acquatiche oramai scomparse dal territorio? La domanda si riferisce a Amati. Allora, cioè, esistono delle regole ecologiche di base sulla reintroduzione delle specie delle organizzazioni mondiali che operano in questo senso, per cui non si reintroduce niente se non si hanno buone possibilità che la reintroduzione vada a buon fine. Questo ovviamente è più importante con l'orso e meno importante con l'erba gamberaia, la Calitriche stagnalis. Questo per dare prima una scala di valori. È chiaro che quando si fa un intervento di anche reintroduzione di specie tra virgolette semplici, è sempre bene pensare se ci sono possibilità di successo, come in ogni cosa. Per cui forse vale prima la pena che qualcuno, sempre mi riferisco agli enti tipo che hanno competenze specifiche, qualcuno potrebbe fare una valutazione, osservare il luogo, fare qualche ragionamento sulla presenza, assenza di quella specie in passato, sulle caratteristiche dell'acqua in questo caso, per capire se effettivamente la reintroduzione può andare a buon fine. E poi soprattutto a fare molta attenzione sempre a cosa si reintroduce, perché anche non volendo reintrodurre niente di cattivo, cioè di esotico, bisogna essere capaci di distinguere molto bene ciò che si mette o ciò che si compra. Perché ad esempio vi dico solo che l'anno scorso in un intervento di ripristino in Lombardia, a un certo punto ho detto al parco che faceva l'intervento di ripristino, basta, non chiedere più ligustro, perché
perché tanto ti danno tutte le volte quello cinese e bisogna stare lì col fucile spianato per evitarlo e così tutta una serie di altre cose. Quindi c'è anche questo aspetto. Bisogna fare molta attenzione e far fare queste operazioni da persone competenti. Ambiente ripari è completamente invaso dall'Octone, c'è possibilità di intervenire, è una battaglia persa, penso a Reinutria. Allora, questa è la domanda da 10.000 dollari, nel senso che ci sono alcune specie esotiche invasive tipo la Reinutria che sono molto, molto, molto cattive e quindi la gestione è molto complessa. Sulla Reinutria, il mio parere è che può avere senso operare in quegli ambiti in cui si sa che si può fare un intervento reiterato per molto tempo. L'intervento reiterato per molto tempo deve essere anche, come dire, commisurato a quello che è l'ambiente che si vuole tutelare. Mi spiego. Se voi avete il sito Natura 2000 e la formazione di Reinutria che minaccia il gerbido con la splendida fioritura di orchidee, sì che si interviene col taglio e si interviene in maniera reiterata, eccetera, eccetera, anche appunto con un taglio manuale, eccetera. Se voi avete l'ambito, un ambiente completamente occupato da Reinutria, anche molto vasto, secondo me una possibilità è quella di cominciare a sperimentare su questa cosa. Stavamo anche lavorando con università, Parco del Po, eccetera, per provare a attuare meccanismi di controllo tramite pascolo. E comunque in qualsiasi intervento di contrasto alle specie vegetali invasive, bisogna fare sempre un ragionamento su che specie stiamo considerando? Quindi l'invasività, la pericolosità, la forza che ha di reiterarsi da un anno all'altro. Che tipo di ambiente bersaglio stiamo tutelando su cui questa specie sta agendo? E fare una valutazione non solo costi-benefici, ma anche di efficienza. Cioè, qual è il periodo migliore, eventualmente, che tipo di intervento, eccetera. Io poi sono dell'idea che di base, come diceva Gandalf il Bianco, c'è sempre speranza. Quindi qualche cosa bisogna fare, soprattutto in ambienti in cui ne vale la pena. Vado avanti? Sì, vai pure, grazie. Buonasera, quali sono le iniziative possibili per i comuni per la vegetazione non autoctona? È possibile avere consulenza? Quali best practices di intervento? Questa è la vegetazione non autoctona, vedo che cioè le specie esotiche invasive. Quindi forse, Gianna, se per voi è possibile e se non, io anche senza, cioè, un ragionamentino magari di dettaglio sulle specie esotiche invasive lungo i fiumi vegetali lo faccio volentieri un'altra volta perché magari mi Lo sembra di facciamo molto capire. volentieri. Ascoltavo prima Facciamo. quando ne parlavi e aspettavo appunto di capire se ci fosse riscontro o meno. Direi che riscontro c'è stato. Allora, sì, quale iniziativa? Allora, la cosa è questa: esiste, io credo che sia molto prezioso a livello regionale. Questo gruppo esotiche invasive, in particolare c'è il dottor Matteo Massara, che è un collega della regione che ha accudito questo gruppo dall'inizio e siamo un team di persone, alcune penso che con caratteristiche vagamente pazzoidi, perché poi in realtà agiamo anche fisicamente alcune volte a contrasto di queste cose, è chiaro che non possiamo operare ovunque. È un gruppo di lavoro non sovvenzionato, cioè siamo in massima parte dipendenti pubblici, ma anche no, che prestiamo opera per definire a livello regionale una strategia e la regione ci ospita molto, in maniera molto lungimirante. Già sul sito potete trovare alcune indicazioni di carattere gestionale e poi in linea di massima, soprattutto nei confronti di enti pubblici,
c'è sempre stata la disponibilità di ascolto e anche eventualmente di valutazione di modalità di intervento. Quindi è un gruppo tra il consulente e l'operativo, per quanto si può. Si può poco, ma quello che si può si fa. Quindi vi dico io, potete cercarmi, potete cercare Matteo Massara. Noi a volte facciamo, prima del Covid, facevamo delle riunioni periodiche in cui a volte si presentavano anche alcune casistiche in cui pensavamo a possibilità. Sempre la stessa persona mi dice che, aggiungo, molte specie non autoctone sono comparse dopo la pulizia degli argini, dopo le alluvioni. Questo è un problema. Questo è un problema che ho riscontrato varie volte, nel senso che molte di queste specie possono, non esclusivamente, ma possono anche essere diffuse da operazioni di taglio con macchinari non correttamente ripuliti, diciamo così. Aggiungo inoltre che se per caso, cioè anche nel caso di macchine di taglio, tra virgolette, innocenti, cioè pulite, se il taglio raso è soprattutto un taglio che toglie l'ombreggiamento, favorisce alcune specie esotiche invasive che hanno, come dicevo, seppur molto velocemente prima, e mi scuso ancora di questo, che hanno un comportamento assolutamente pioniero e quindi si avvantaggiano della tabula rasa fatta appunto dal taglio degli argini. A questo proposito, già 2 anni fa, con il gruppo Esotiche col dottor Massara, avevamo avuto un incontro lungo il Po a San Mauro con l'AIPO per appunto tentare di convincere e ragionare e introdurre elementi di valutazione anche rispetto a queste problematiche nei confronti dell'ente che ha come scopo principale quello di a fare delle opere di tutela idraulica e quindi rispetto alla vegetazione fare opere di pulizia. Però non è neanche opportuno dal punto di vista idraulico, perché ad esempio la famosa Reinutria falloppia japonica, eccetera, nel momento in cui copre, arriva a essere esclusiva specie presente lungo un argine. Cosa succede tra le altre cose? Che la Reinutria è un'erbacea, è un parente dei poligoni. Quindi durante i mesi invernali, autunnali, non c'è più niente, 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 neanche erba. Quindi dal punto di vista, oltre ai danni alla biodiversità, dal punto di vista idraulico è una tragedia. E quindi appunto in quell'occasione abbiamo tentato di ragionare di queste cose. Ci sono persone giovani anche adesso all'AIPO che, pur avendo competenze di carattere, cioè di carattere cantieristico, ingegneristico, eccetera, cominciano a ragionare anche a ragionare di queste cose. Bisogna parlare, dimostrare e discutere, però appunto di solito si trovano anche persone disponibili. Benissimo, grazie. Allora io proseguirei, nel frattempo che non sono arrivate altre domande, proprio con quelle domande da remoto che ricordiamo da vari incontri con varie situazioni territoriali e comunali. Tu adesso stavi proprio parlando della vegetazione e poi fa hai fatto anche un passaggio sul rischio idraulico. Allora, una domanda che tu sai benissimo, che spesso, molto spesso viene fatta è: ma se la vegetazione lungo il corso d'acqua è così importante per la biodiversità, come ci relazioniamo invece col rischio idraulico che talvolta viene associato alla presenza della vegetazione? So che è una domanda da 1 milione di dollari, è molto complessa, però magari brevemente possiamo parlarne. Allora, non voglio dire, già da tempo, non solo noi, non io, ma svariate entità a livello regionale ma anche nazionale,
stanno facendo ragionamenti anche molto pragmatici, anche, ma che hanno delle valenze ecologiche molto importanti, per riuscire a fare un ragionamento che concili tutto quanto. Faccio un inciso, al di là della sostanza del problema, a volte esiste anche una forma, nel senso, noi abbiamo un famoso Regio Decreto, che prevede che gli argini, cioè che la lettura che viene data di quel Regio Decreto e che viene normalmente data di quel Regio Decreto è che, adesso non mi ricordo il numero, se volete poi ve lo scrivo, eccetera, ma chi ci ha avuto a che fare sicuramente lo conosce, che gli argini debbano essere puliti, che non ci debba essere vegetazione legnosa, quindi alberi e arbusti lungo le pendici. In realtà il Regio Decreto dice molto chiaramente che non ci possono essere coltivazioni legnose. Poi può anche essere lettera in questo senso. Comunque sia, non sono qui a fare l'esegesi del decreto, che però sarebbe interessante fare. Al di là della sostanza del problema, cioè se ha senso che rimanga la vegetazione, in questo caso sugli argini o meno, in alcuni casi ci sono dei paletti normativi che comunque impedirebbero di fare certe cose, che comunque impediscono di fare certe cose. Quindi questo è un problema. Poi su questo al momento appunto bisogna trovare soluzione complessiva e su questo appunto anche stanno lavorando le autorità di distretto, eccetera. Molto più praticamente, noi abbiamo a che fare non solo con corsi d'acqua arginati, ma anche con piccoli corsi d'acqua, con corsi d'acqua senza argini, eccetera, eccetera. Che cosa si può fare rispetto a questo annoso busillis tra vegetazione, officiosità idraulica, eccetera? Bisogna distinguere molto bene caso per caso. Allora, passiamo da delle situazioni come i corsi d'acqua negli ambienti urbani, o comunque dove lo spazio disponibile al corso d'acqua è pochissimo, dove ovviamente si può fare solo del maquillage ecologico e non mantenere quelle formazioni anche legnose che si possono formare nei periodi magra, perché effettivamente potrebbero generare qualche problematica all'officiosità idraulica. Però la gran parte dei corsi d'acqua non è in queste condizioni e quindi si possono trovare tutta una serie di casistiche in cui è possibile lasciare o comunque mantenere un certo tipo di vegetazione sui corsi d'acqua. Tenete conto che molta vegetazione presente fisiologicamente sui corsi d'acqua è adattata al corso d'acqua, per cui non viene rotta, viene piegata, quindi non esiste o esiste pochissimo il problema del trasporto e del tappo dai ponti, eccetera. Questo avviene più frequentemente con, per esempio, specie coltivate o specie non autoctone e non adattate a vivere lungo i corsi d'acqua, che vengono strappate molto facilmente. Penso ad esempio alle distese di pioppeti coltivati in aree golenali, dove a volte i corsi d'acqua anche di grandi dimensioni, penso alla Dora Baltea o al Po, eccetera, possono entrare e in queste aree golinali la falda è molto superficiale, i pioppi stanno appoggiati con le radici, come si dice, rattrappite, hanno un apparato subaereo molto più cospicuo di quello radicale, quindi si trova in una condizione di fragilità rispetto alle piene, ma non sono gli alberi che dovrebbero esserci. Quindi questa è un'altra cosa. E poi appunto ci sono situazioni dove magari ci sono specie attese, quelle che ci dovrebbero essere, ma magari si sacrifica qualche esemplare di grandi dimensioni che potrebbe essere più a rischio,
si mantiene una comunità sempre un po' più giovane, sempre esemplari un pochino più giovani, si asporta in alcune aree, si favorisce in altro. Rimane sempre poi un altro ragionamento da fare, che si dovrebbe poter dare più spazio ai corsi d'acqua, e in questo caso il problema della vegetazione non si porrebbe, anzi, gli ambienti vegetati potrebbero servire da spugne che nei periodi di piena ritengono l'acqua in eccesso e la restituiscono molto lentamente. Io ho sempre in mente alcune realtà francesi o tedesche, soprattutto francesi, in cui ci sono grandi corsi d'acqua, tipo la Loira o tipo altri corsi d'acqua. Io ho in mente in questo momento la Loira, con isole fluviali all'interno di città, nella piazza, un'isola fluviale a fianco della piazza della cattedrale, isole fluviali vegetate. Quindi esiste anche questa possibilità. Bisogna, no, è complesso, ma si può fare qualcosa. Benissimo, grazie. Grazie mille. Allora, considerando che sono le È 6:30, arrivato la notizia del Regio Decreto da Paolo Sassone. Perfetto. girata. Quello. Esattamente, grazie anche dal pubblico per il supporto. Allora, ci sarebbero veramente tante altre domande, non qui dai presenti, ma appunto da remoto, perché sappiamo che c'è tantissima necessità di informazione in questa materia. Quindi, intanto vorrei solo approfittare dell'occasione per collegarmi a quello che diceva la dottoressa Minciardi, relativamente al fatto che i comuni possono partire dalle aree di proprietà propria, quindi che probabilmente rappresentano le zone più semplici dove intervenire. Non dimenticandosi che talvolta potrebbero per esempio esserci dei fondi che arrivano da compensazioni ambientali di opere e spesso ce ne rendiamo conto così a caldo non viene in mente subito dove potrebbero essere utilizzati, in che modo, soprattutto se si ritengono ambientali in senso stretto le compensazioni, perché chiaramente è diversa una compensazione ambientale da una compensazione sociale, economica, una strada, una scuola, che sono fondamentali, ma chiaramente non sono strettamente ambientali. Quindi penso un'indicazione che si può comunque dare ai comuni è quella di cominciare anche a far mente locale su quali zone potrebbero essere, magari zone degradate, zone abbandonate, che potrebbero invece ospitare una riqualificazione. Colgo poi molto volentieri la proposta di Maria Rita Minciardi sul attivare un prossimo webinar a questo punto, direi, perché mi sembra che lo strumento sia gradito e sia stato utilizzato probabilmente da più persone, da molte più persone di quante ci sarebbero state in presenza per forza di cose, per questioni anche organizzative e di spostamenti. Quindi sicuramente ci penseremo. Probabilmente, insomma, speriamo che la Regione ci dia l'ok per proseguire all'interno di questo progetto, altrimenti possiamo comunque procedere eventualmente al di fuori del progetto come iniziativa diretta. Ho visto che qualcuno nella chat ha scritto, il consigliere di Capri in particolare, che doveva abbandonare la riunione e che chiedeva se ci fosse una newsletter per poter essere informati sulle prossime iniziative. Sì, vi informo per chi ancora non fosse iscritto che abbiamo una newsletter dedicata ai contratti di fiume e di lago. In realtà ovviamente sono rivolte a tutto il territorio, a chi fosse interessato. Propongo a chi fosse interessato a essere iscritto per ricevere informazioni sia sui prossimi incontri ma anche su altre attività che si svolgono, di scrivere magari qua anche in chat il proprio indirizzo mail o anche solo che acconsente ad essere iscritto, visto che gli indirizzi mail in questo momento ce li abbiamo sotto mano. E a questo punto non so se Maria Rita Minciardi vuole aggiungere ancora qualcosa. Ma allora, io di cose che voglio aggiungere,
Semplicemente due cose. La prima che esiste sempre la possibilità di, appunto, di cercare di collaborare. Ci sono tante persone che sono disponibili alla collaborazione, ci sono tante competenze diffuse negli enti pubblici, nel territorio, eccetera. Quindi io invito tutti a cercare, a tirare giacchette in maniera tale che ci possa essere uno scambio di informazioni e magari quella volta lì non si può fare quasi niente per quel sito, per quella problematica, ma intanto c'è una rete di persone che sa che quel problema esiste, che esiste quel valore ambientale, quindi esiste la costruzione di un sapere e un'informazione collettiva e questo è importante. E l'altra cosa è veramente, io credo che sia il momento di cambiare modo di approcciarsi alle problematiche ambientali del territorio, non nel senso che fino adesso è stato fatto tutto male, ma nel senso che ognuno di noi deve poter fare qualcosa dal livello personale, a livello di amministrazione, a livello di ricercatore, a livello del tipo di lavoro che fa o del tipo di attività che fa, perché è importante fare rete anche su questa cosa. Molto bene, grazie mille. Ricordo quello che dicevo in apertura, ovvero che la registrazione di questo webinar e il materiale didattico utilizzato dalla dottoressa Minciardi saranno a disposizione sul sito della Città Metropolitana. Penso corrimando anche dal sito di ANCI Piemonte che collabora direttamente all'iniziativa. Ringrazio tutti e tutte per la partecipazione e speriamo di rivederci presto in un webinar. Vi Arrivederci. ringrazio tanto anche io della pazienza, grazie mille.